Roberto Cipriani, che è il promotore dell'iniziativa e di tutte le iniziative. Può darsi che arrivi nel frattempo. Allora, l'argomento di questa mattina, come voi sapete, è una discussione, un dibattito sul libro curato da Franco Carelli, che ha per titolo Genti di poca fede. Io mi sono preso alcuni appunti e prima di introdurre la discussione vorrei dire qualcosa. Per quanto riguarda l'ordine, come facciamo? Prima parla Ricucci, poi Stefanizzi, poi discorsi liberi e poi replica di Franco Carelli, o avete in mente un'altra? Io parlerei dopo Giuseppe, come da Io parlerei alla fine perché sono correlatrice, quindi forse c'è Ricucci, Giordana e poi ci sono io. Va bene, allora facciamo così, poi magari possiamo pure fare qualche interruzione, qualche altra. Insomma, se c'è qualcuno che vuole parlare, oltre a quelli che sono previsti, mi pare che sia molto benvenuto, anche perché abbiamo 2 ore. Allora, io dicevo, mi sono fatto qualche, sono preso qualche appunto per, insomma, non fare questo lavoro in modo soltanto burocratico. D'altra parte non è proprio. Ecco qua Roberto, stavamo iniziando senza di te. Bene, non sono importante, poi non è il mio libro, è il libro di Sei Franco. importante perché sei il promotore di tutto. Va bene, va bene. Allora riprendo dal titolo, perché voglio sottolineare, perché qualche osservazione la vorrei fare proprio a partire dal titolo. Gente di poca fede, sottotitolo Il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio. Garelli già nella sua introduzione ha messo in evidenza che questo titolo poteva essere soggetto a valutazioni, interpretazioni di diverso tipo. Per quanto mi riguarda, io devo sottolineare soltanto qualcosa che pertiene proprio alla mia attività strettamente professionale. Poca fede implica tanta fede. Quindi l'autore si aspettava di trovare tra gli italiani tanta fede. E qual è la misura per cui stabiliamo che è tanta, media e bassa la fede che ognuno ha? Quindi c'erano delle aspettative rispetto a questa ricerca che sono state in qualche modo deluse. Naturalmente io non posso che fare altro che porre le questioni in forma di domanda. D'altra parte, le stesse questioni già sollevate nella introduzione dicono che c'è stata una evoluzione nel sentimento religioso in Italia, perché l'autore fa riferimento a passate ricerche compiute negli anni 90, negli anni 2000 e anche successive. Quindi l'altra questione è che cosa c'è di nuovo rispetto a quello che sapevamo già, che cosa dice di più. E in che senso questa ricerca rispetto a ciò che sapevamo della fede degli italiani? Mi sembra, poi aggiungo un'ultima questione, e poi magari se ci sarà modo dirò qualcosa pure in seguito su aspetti particolari. Mi sembra che si possa dire qua che ci sia un progresso, tra virgolette, o comunque una crescita del fenomeno di quello che conosciamo essere come secolarizzazione, però aggiungerei un aspetto per qualificarla meglio. Noi ci troviamo di fronte ad una secolarizzazione di massa, cioè quel fenomeno che prima riguardava gruppi particolari di popolazione particolarmente colti, eccetera, eccetera, oggi sta diventando un fenomeno diffuso tra la popolazione e non necessariamente è un fenomeno positivo o un fenomeno negativo, perché
diciamo, all'abbandono di una serie di valori, se volete, di religioso, eccetera, molti non sostituiscono assolutamente nulla e viene fuori una cultura di massa che è improntata all'edonismo, per cui io uso l'espressione edonismo di massa. Praticamente è come la sensazione di trovarsi di fronte a delle a dei vuoti culturali che sono riempiti con altri pieni, che possono essere, come pure è stato detto nella ricerca, o altri tipi di fedi, magari un po' esotiche. Posso dire che però ho fatto una piccola ricerca sui giovani di Latina 2 anni fa e non ne ho trovato praticamente traccia di queste religioni orientali, eccetera. Però erano giovani delle scuole medie superiori, le ultime 2 classi, mi pare che sia logico il risultato che ho trovato. Dall'altra parte, diciamo, questo vuoto spesso viene riempito a livello politico con fenomeni che sono dei surrogati dal punto di vista dei valori proposti, sono dei surrogati di tipo religioso e sono anche atteggiamenti, però, che le azioni rinviano ad un concetto, a una domanda di purezza religiosa. Pensate un po' ai 5 Stelle prima maniera, per parlare dell'Italia. Io vedo che mentre finisce il riferimento ai valori della religione tradizionale, emergono possibili surrogati che li sostituiscono anche, purtroppo, in modo non proprio, diciamo, accettabile per quanto riguarda il mio modo di vedere. In ogni caso, questa è la situazione. Naturalmente, queste sono soltanto forme particolari, perché la situazione generale è caratterizzata, e questa mi sembra essere la novità, o almeno l'accentuazione della novità che abbiamo da 20 anni a questa parte della società italiana, una certa quale consapevolezza dell'esistenza ormai di un pluralismo religioso, culturale, quella che negli anni 90 e 2000 chiamavamo la società multiculturale. Cosa che, come diciamo, sostengo da tanto tempo, genera una serie di conflitti. Forse sarebbe meglio dire può generare una serie di conflitti, ma sappiamo anche che i conflitti esistono già. Può generare e genera una serie di conflitti. Allora, l'ultima questione che vorrei dire è, sì, è stato più o meno, diciamo, descritto un panorama molto interessante della società italiana, e forse dovremmo sforzarci anche di capire qualcosa di più. Sta a parlare. Determinati. Giacomo Rosati, io lo vedo. Non ho capito, scusi. Va bene, c'è uno che parla e io non sento, perché sto parlando io, non sento quello che dice. In ogni caso, diciamo, questo è come introduzione alla discussione. Naturalmente le relatrici hanno e il relatore hanno questioni più specifiche che approfondiranno come vorranno. Per quanto riguarda il tempo, io penserei tra un quarto d'ora e 20 minuti per ognuno, in modo tale che poi ci prendiamo quasi un'oretta per la discussione e la replica di Franco Garelli. Allora, avevamo detto Jordan per primo? Sì. Prego. Bene, allora io sento un brusio terribile, non so se sia il mio computer o se c'è, forse vale la pena silenziare i microfoni. Spegnere gli altri. Ecco, allora si sente? Sì. Allora grazie intanto per l'invito e per l'opportunità che mi è stata data di leggere questo libro.
È un testo, riprendo la domanda iniziale, la questione posta dal presidente di questo incontro, cioè il titolo, come sempre, i libri di Franco Garelli indovinano bene i titoli e poi rimangono, e però, voglio dire, pongono anche delle questioni. Gente di poca fede, il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio. Sarei interessato a sapere, dopo aver letto il libro, ma soprattutto nell'introduzione, gente di poca fede è seguito da un punto di domanda nell'introduzione. Mi è venuto il sospetto che in una versione iniziale ci fosse anche nella copertina il punto di domanda, e se poi magari questo è scomparso, come dire, in fase finale di decisione del titolo. Allora, io ho trovato questo libro molto interessante perché ci conferma in alcune idee che avevamo sul cambiamento del campo socio-religioso in Italia, ci conferma su alcune idee, ne inserisce a livello empirico di nuove, e secondo me apre anche la direzione per ulteriori campi di ricerca. Quindi trovo dal punto di vista scientifico questo libro molto interessante, nonostante appunto si collochi, come dire, in una fascia di alta divulgazione, nel senso che tutta questa mole di dati, un'impressionante mole di dati, sicuramente verrà approfondita poi, come dire, singolarmente nei singoli aspetti, con elaborazioni più sofisticate. Quindi secondo me offre un panorama davvero molto interessante su come stia cambiando la religione all'interno della società italiana. L'aspetto importante da questo punto di vista è che ci dà la dimensione di alcuni cambiamenti. Cioè, tutti percepiamo che molte cose stanno cambiando per quanto riguarda la religione degli italiani. Ma forse dare la dimensione di questo cambiamento è un valore aggiunto di questa ricerca. E, come ho appena detto, ci offre qualche spunto per vedere non solo la dimensione, ma anche la direzione di questo cambiamento, cioè verso dove forse siamo incamminati quando si parla di religioni nella modernità avanzata nel contesto italiano. Allora, è un panorama ricchissimo, molto vasto, comprende credenti della religione di maggioranza, il cattolicesimo, credenti delle minoranze religiose, non credenti, analizza l'istituzione religiosa, fondamentalmente la Chiesa Cattolica, analizza leader religiosi, il Papa, e analizza poi la dinamica del pluralismo religioso. Quindi è proprio, come dire, un'indagine che copre tutti gli ambiti che solitamente noi siamo abituati a studiare quando si parla di religione. L'elemento sul quale mi soffermo è che forse per la prima volta, dico all'interno di un libro che ha questa portata, quindi indagine nazionale, e che ha un'analisi di tipo empirico fondamentalmente, c'è anche il qualitativo, ma la stragrande maggioranza del testo è fondata su un'analisi quantitativa, forse per la prima volta in maniera non evocativa, oltre alla teoria della secolarizzazione, la quale è il cavallo di battaglia da diversi decenni in sociologia della religione, e questo emerge chiarissimamente nell'indagine del 94, anche in quella del 2007, ed è presente ovviamente in questa ricerca, oltre alla teoria della secolarizzazione, viene presa, come posso dire, come riferimento importante la teoria del pluralismo religioso. Cioè, non si dice semplicemente diversità religiosa, già se ne parlava nel 94, veniva evocata questa idea di diversità religiosa,
Adesso in questa ricerca, questa è la mia percezione, però alcuni elementi lo supportano, ecco questa mia percezione, è che il pluralismo religioso, proprio come teoria, quindi non più come sfondo nel quale collocare la vecchia teoria della secolarizzazione, la teoria del pluralismo religioso viene presa seriamente in considerazione e viene fatta interagire con la teoria della secolarizzazione. Questo secondo me è l'elemento più promettente contenuto, ovviamente al di là dei dati, contenuto in questo libro. Cioè mettere in relazione secolarizzazione e pluralismo religioso significa, con tutto ciò che pluralismo religioso significa, vuol dire far emergere delle dinamiche tra religioni e sfera pubblica, far emergere delle dinamiche tra le religioni, religione di maggioranza, religione di minoranza, le minoranze religiose, ma ancora di più fa emergere delle dinamiche all'interno della stessa religione e quindi all'interno, per esempio, del cattolicesimo. Allora, quello che io adesso vorrei fare, però appunto non so, chiederei al Presidente di dirmi quando mancano 5 minuti alla fine della mia presentazione, così sì. La ringrazio molto. Va bene. Ecco, no, nel senso che sono appena partito, ma voglio dire, mi anticipo. No, era mio intento, dico la verità, quando io partecipo a presentazioni di libri, trovo estremamente utile che qualcuno dica, almeno per sommi capi, il contenuto del libro. Io questo ovviamente non lo farò perché, visto il pubblico abbastanza selezionato, tutti avranno già letto il libro. Però vorrei richiamare velocemente alcuni passaggi che dicono, uno, la portata del cambiamento, cioè cosa sta cambiando all'interno del campo religioso in Italia. E due, mi soffermerò nella parte finale sul discorso del pluralismo, cioè il cambiamento risponde, secondo me, alla teoria della secolarizzazione. Però, quindi, alcuni dati, quelli che adesso evoco, alcune tabelle, fanno riferimento alla teoria della secolarizzazione. Ma il cambiamento, dal mio punto di vista, più rilevante sta avvenendo nell'altra parte, cioè sulle dinamiche che vengono innestate all'interno di una società secolarizzata, le dinamiche portate dal pluralismo religioso, e su questo dedicherò l'ultima parte della mia presentazione. Allora, procedo in maniera molto veloce, volevo preparare perfino un PowerPoint così da far schiattare chi passa le giornate davanti a un video presentando PowerPoint. Non l'ho fatto, però parlare di tabelle senza avere davanti la tabella. Ma se avete il libro, ecco, allora, il primo capitolo tocca il tema della credenza. Ho davanti, a pagina 29, allora, chi crede in Dio? Cioè, quali sono le affermazioni che più si avvicinano al tema dell'esistenza di Dio. Un 36%, un 37%, sa che Dio esiste veramente e non ha alcun dubbio. Un altro 24% crede in Dio anche se ha dei dubbi. Questo è il riferimento sulla credenza. E il dato interessante è quello diacronico. Quindi, Garelli distingue tra fede certa, fede dubbiosa e non credenza. Allora, la fede certa passa diacronicamente dal 1991 al 51,4, transita nel 2007 al 45,8 e nel 2017 arriva al 36,6. Questo è un dato che dice la proporzione del cambiamento nella credenza in Dio. Chi non crede, la non credenza, passa dal 18% del 91 al 24% del 2017. Evoco un dato, così faccio memoria di Ulderico Bernardi che studiava la società contadina
proprio nel luogo dal quale sto parlando, in Veneto. E a pagina 33, analizzando i dati secondo alcune caratteristiche, per esempio l'area di residenza, emerge che non crede in Dio nel nord-est non crede in Dio il 32,2% degli intervistati, ed è la percentuale più alta per rapporto al nord-ovest, centro-nord, centro-sud e isole. Quindi il nord-est, non occorre che stia qua a dire cos'era ritenuto il nord-est nell'immediato dopoguerra, poi negli anni 60, le trasformazioni, eccetera. Quindi questo dà la dimensione del cambiamento. Dico un'altra parola, e poi capitolo secondo parla del cattolicesimo e delle minoranze religiose. Qui do semplicemente un dato. La domanda riguardo all'appartenenza religiosa. Nel 94 l'88,6% degli intervistati diceva di appartenere alla religione cattolica, 88% nel 94, 76% nel 2017. Le minoranze religiose, altre religioni, passano dal 2,6% del 94 all'8% del 2017. E elemento che salta all'occhio, quelli che si definiscono senza religione raddoppiano in 25 anni, cioè dall'8,8% del 94 al 16% del 2017. Il capitolo terzo parla della stanchezza della pratica religiosa, e qui non mi intratterrei più a lungo, nel senso che basta dire che coloro che vanno in chiesa ogni settimana o più, cioè che partecipano a riti religiosi, esclusi i matrimoni e funerali, erano nel 94 il 31% e sono nel 2017 il 22%. Quelli che non ci vanno mai passano dal 13% del 94 al 30% del 2017. Sto parlando di proporzioni del cambiamento, sono numeri, insomma, che fanno riflettere. Sono in grado da soli a dare, ecco, la proporzione del cambiamento. La frequenza della preghiera, quanto si prega. Chi non prega mai passa dal 17% del 94 al 27% del 2017. Chi prega giornalmente o più volte al giorno dal 41% del 94 al 26% del 2017. Allora, questa è la pratica. Un capitolo interessante è il capitolo 4, che parla del sentimento religioso. Qui Franco Garelli cita, lo cita spesso, James, The Varieties of Religious Experience, quindi insomma l'idea è che non bastano semplicemente le categorie di Glock, ecco, cioè bisogna fare riferimento, e in questo libro ci sono dei riferimenti che aprono, come dire, ad altri approcci, cioè forse il cambiamento in atto ci costringe a fare un passo indietro per rapporto alla pratica e a quelle categorie che Glock ci ha illustrato, per andare a pescare altri atteggiamenti di rapporto con il sacro. E a pagina 93, proprio parlando del cambiamento religioso, che persiste con mutamenti, ma persiste questo sentimento religioso, poi bisogna definirlo in maniera più precisa, ma persiste, è stabile, così dire, il sentimento religioso, ecco, che Dio o un essere superiore vigili sulla sua vita e la protegga,
ne era convinto il 59% nel 94 e ne è convinto il 59% nel 2017. Questo è un dato, secondo me, estremamente interessante, perché al di là di tutti i cambiamenti così rilevanti che ho accennato adesso in altri ambiti, questo persiste. Evidenzio semplicemente così, en passant, che esista una potenza maligna. Ne era convinto nel 94 il 15%, ne è convinto nel 2017 il 43%. Bene, quindi per quanto riguarda il sentimento religioso, noi da questa ricerca, ecco, emerge che c'è una certa stabilità. Jordan, posso dirti che hai 5-6 minuti? Perfetto, allora salto, grazie, non mi era stato detto in anticipo quale fosse il tempo, quindi mi sono preso un po' largo. Detto una ventina di minuti. No, in anticipo intendevo quando... Va bene, ma non fa niente. Ma ci siamo, 5 minuti. L'aspetto, secondo me, come dire, al di là poi del capitolo su Papa Francesco, per esempio, molto interessante, il capitolo, come dire, dell'atteggiamento nei confronti della Chiesa, non occorre dire molto su quello, l'atteggiamento insomma molto problematico nei confronti della Chiesa, il capitolo sulla spiritualità, il capitolo sui dilemmi etici. Ecco, mi concentro sull'ultimo capitolo, l'epoca multireligiosa. Allora ho detto, uno, la teoria della secolarizzazione, con i dati che ho evocato adesso, due, la teoria del pluralismo religioso. Sul pluralismo religioso il capitolo 9 offre degli elementi interessanti di riflessione. Anche qua li evoco semplicemente. Allora, quota di popolazione favorevole ad alcune scelte, per esempio, no, questo è per quanto riguarda i dilemmi, ecco qua, per quanto riguarda il pluralismo religioso, mi concentro su una tabella, quella riguardo la verità religiosa. Questa è utilizzata in moltissime ricerche a livello internazionale per dire l'atteggiamento nei confronti della verità di religione. Allora, esiste soltanto una vera religione? Ne è convinto il 23% degli intervistati. C'è una sola vera religione, ma altre religioni possono avere verità importanti? Il 16%. Tutte le religioni o molte religioni possono custodire verità importanti, ne è convinto il 43%. Nessuna religione è portatrice di verità importanti, ne è convinto il 16%. Solitamente si etichettano, ecco, queste quattro variabili. La prima, esiste solo una vera religione, come esclusivismo. La seconda, c'è una vera religione, ma altre possono avere verità, come inclusivismo. La terza, tutte le religioni e molte religioni possono custodire verità importanti, è la posizione del pluralismo. E l'ultima, nessuna religione è portatrice di verità, è l'ateismo. Allora, noi qui vediamo che c'è una netta predominanza del pluralismo, seguito dall'esclusivismo, solo una religione, e poi a seguire l'inclusivismo, una è vera ma le altre hanno un po' di verità, oppure nessuna è vera. Questa tabella la trovo molto importante per evidenziare le dinamiche presenti all'interno della società italiana per quanto riguarda la diversità religiosa. Allora, qui evidenziamo che ci sono, allora, la maggioranza dei cattolici convinti attivi, un po' meno di uno su due, sono per l'atteggiamento esclusivista, esiste solo una vera religione,
un cattolico convinto e attivo su due. Tutti gli altri cattolici, convinti ma non sempre attivi, cattolici per educazione e tradizione, e quelli che condividono solo alcune idee del cattolicesimo, si pongono tutti sulla posizione pluralista, come anche tutti coloro delle altre religioni, la maggioranza, dico la maggioranza, non tutti. La percentuale più alta si colloca nella prospettiva pluralista, mentre ovviamente quelli senza religione si collocano sulla prospettiva dell'ateismo. Cosa voglio dire su questo e concludo? All'interno della società italiana c'è un atteggiamento diverso che emerge anche in altri ambiti, l'atteggiamento nei confronti dei musulmani, l'esposizione al crocifisso nei luoghi pubblici, l'insegnamento della religione cattolica a scuola, cioè c'è una molteplice di elementi che possono supportare questa ipotesi, che la religione si stia trasferendo dall'ambito del dovere all'ambito dei diritti. Cioè, il pluralismo religioso colloca la religione non più all'interno dell'ambito propriamente religioso, ma lo colloca all'interno di un ambito che tutela la libertà di scelta del soggetto. E quindi l'ambito del pluralismo religioso è l'ambito della libertà di religione. Questo vuol dire che le istituzioni religiose devono cambiare, perché sotto la spinta del pluralismo le istituzioni religiose stanno cambiando. La domanda che ci poniamo è: quanto può cambiare un'istituzione religiosa per far fronte a queste spinte della modernizzazione? Cioè, quanta modernità un'istituzione religiosa può accogliere al proprio interno senza diventare un'altra cosa? E su questo mi fermo. Grazie ancora. Bene, grazie. Grazie Giorda. Forse possiamo aggiungere un piccolo pensiero a questo. Mentre parlavi mi veniva piano piano in chiaro questa affermazione che adesso faccio. Probabilmente quando noi parliamo di secolarizzazione usiamo un concetto troppo generale, perché pensiamo che tutta la società italiana sia presa da questo fenomeno. In realtà, la seconda parte del discorso che ha fatto, il pluralismo delle fedi e delle religioni, implica, ma rafforza il concetto per cui alcuni ambiti della società italiana vivono un processo di secolarizzazione molto spinto, molto avanzato, e altri invece hanno processi anche inversi, cioè gli islamici che vivono in Italia, e di questo si è parlato anche, stanno vivendo sicuramente un processo di secolarizzazione, ma è lo stesso che riguarda i credenti di fede cattolica che sono, diciamo, indagati nella ricerca. Penso che ci siano diverse forme di secolarizzazione, può darsi pure che ci sia un ritorno dovuto proprio alla presenza in un paese diverso. Ho studiato gli immigrati italiani sia in Europa sia in Canada, e 30 anni dopo trovavi fossili linguistici delle tradizioni e delle fedi che avevano abbandonato. Per noi era tutto cambiato e loro vivevano ancora all'interno della dimensione tradizionale che avevano lasciato. Sarà la stessa cosa per gli immigrati che vengono in Italia? Pongo la domanda. In ogni caso, credo che ci potrebbe essere questo concetto di una secolarizzazione a diversi livelli che riguarda diversi ambiti della società italiana. A questo punto diamo la parola a Roberta Ricucci. Sono le 10:35, puoi andare avanti giusto fino alle 50. 50 meno 35 fa 15. No, ma va benissimo, grazie. Ringrazio anch'io per l'invito. Grazie insomma a tutti i colleghi e le colleghe che si sono collegati oggi per seguire questo seminario.
Allora, mi colloco in parte in continuità, in parte diciamo in rottura rispetto a quanto ha detto Giuseppe Giordan, a partire dal fatto che ho preparato un PowerPoint, anche se sabato mattina, anche se insomma siamo abituati a condividere una serie di PowerPoint durante tutta la settimana, però per semplificare e in qualche modo rendere... Sento un ritorno, quindi forse dovremmo spegnere tutti i microfoni. Grazie. C'è ancora qualche microfono acceso? È soltanto il mio. Ah, perfetto. Eccezionale. Dicevo, così rendo più lineare l'esposizione e anche magari guadagno qualche minuto che possiamo portare a disposizione della discussione. Come ha detto il collega, parliamo a un pubblico di esperti, di interessati e molti avranno letto il libro e avendo letto il libro sanno che insomma mi colloco diciamo su una sfonda che guarda da un lato all'interno della ricerca, avendo avuto l'opportunità di lavorare con Franco Garelli all'analisi dei dati, discutere i diversi temi che informano il volume, ma porto anche uno sguardo esterno che forse permette di sottolineare alcuni aspetti e vorrei chiudere ponendo pochi interrogativi su come proseguire diciamo, l'analisi e l'approfondimento dei temi che ci interessano. Allora, avvio la condivisione delle slide. Dovrebbero vedersi, chiedo insomma al moderatore di fare un cenno con la testa perché è l'unico che vedo ormai. Si vede. Grazie. Allora, partirei da alcune coordinate che sottolineano in qualche modo la salienza del lavoro che qui stiamo presentando. Allora, innanzitutto la cornice temporale e la possibilità di avere a che fare con un confronto diacronico su molte dimensioni. L'Italia dei primi anni 90, insomma, era profondamente diversa dall'Italia in cui si è realizzata l'ultima indagine, ovvero quella del 2017. Si faceva riferimento al tema del pluralismo religioso e a quella dimensione che informa e rafforza il pluralismo religioso, ovvero l'immigrazione. Dagli anni 90 ad oggi, insomma, c'è stato un cambiamento che si potrebbe riassumere una sorta di rivoluzione copernicana dal punto di vista delle presenze e anche delle composizioni in termini di religiosità, in qualche modo quantomeno stimata fra i cittadini non italiani. Ma sono anche cambiate le realtà territoriali, sono anche cambiate le caratteristiche in qualche modo socio-demografiche dei rispondenti. E la possibilità di avere uno sguardo diacronico sintetizzato su numerose dimensioni che ci aiutano a descrivere i cambiamenti, le trasformazioni o alcuni elementi che permangono nel tempo, penso sia un valore aggiunto di questo lavoro. Ovviamente il lavoro dialoga, si confronta anche con la letteratura internazionale e quanto avviene su questi temi dal punto di vista empirico all'interno di un contesto, di uno scenario più ampio. Sappiamo che il testo italiano è stato e per certi versi ancora è considerato un caso peculiare all'interno delle discussioni sulla religione, le religiosità, le appartenenze religiose nei diversi contesti nazionali. Il testo decostruisce alcuni immaginari, discute alcune distanze
fra la situazione italiana e il contesto, soprattutto europeo. Sappiamo che poi, insomma, attraversare l'Atlantico significherebbe inserirsi all'interno di una cornice, quantomeno dal punto di vista religioso, assai differente, per certi versi non del tutto comparabile. Però rintracciamo anche alcuni elementi che forse ci portano a confermare come il contesto italiano sia ancora, per specifici tratti, così peculiare. Abbiamo una base dati relativa a residenti in Italia, quindi anche questo è un elemento importante che andrà maggiormente esplorato. Giustamente si diceva una mole dati imponente, insomma gli approfondimenti sono in corso e si svilupperanno nel tempo, proprio perché insomma a fronte di un'attività di rilevazione empirica così significativa e poderosa, sappiamo che possiamo approfondire e soprattutto analizzare anche con elaborazioni multilivello vari aspetti. L'ultimo, diciamo, elemento che contribuisce a definire il quadro in cui ci inseriamo ha a che fare con alcuni termini che sono utilizzati nel corso del volume in vari capitoli: incertezza, debolezza, stanchezza rispetto, diciamo, all'appartenenza religiosa, stanchezza rispetto alla pratica, rispetto al cedere all'interno della propria biografia rispetto a orientamenti e insegnamenti religiosi. Però al di là di questi aspetti mi sembra di sottolineare, di rintracciare nel volume più continuità che fratture. I cambiamenti sono cambiamenti che non portano, o meglio, sino ad ora non hanno condotto a rotture emblematiche. E questo si coglie, se riesco a spostare la slide, si coglie all'interno di alcune dimensioni, di alcuni aspetti trattati nel libro. Ovviamente non abbiamo il tempo di approfondirli, li cito perché mi sembra che in una discussione come quella di oggi sia più importante lanciare degli stimoli. Allora, innanzitutto il tema dell'identità religiosa. Il legame con il cattolicesimo è assai diffuso. Sappiamo che insomma, c'è un decremento nel corso dei 20-25 anni trattati nel volume. Si potrebbe dire che l'identità o il legame con il cattolicesimo stia sbiadendo, ma non siamo ancora di fronte, diciamo, un'identità senza colore, senza una chiara in qualche modo appartenenza a un ambito cromatico, se vogliamo seguire questa metafora. Sicuramente l'identità religiosa, ma soprattutto l'identità e il profilo di coloro che crescono in quanto senza religione, e quindi su questo abbiamo già detto molto, sia oggi sia in altre occasioni, il tema dei senza religione, di coloro che in un altro volume Franco Garelli aveva chiamato piccoli atei. Ecco, questo è un tema da qualche tempo sotto osservazione. Senza religione, lo ricordava, si ricordava prima, sono raddoppiati nell'arco di 20 anni, però è interessante in qualche modo scomporre la categoria di senza religione. Quindi, accanto a un nocciolo duro, abbiamo coloro che sì, sono senza religione, si definiscono tali, ma sembrano assumere una posizione più di opposizione culturale, più di una rivendicazione, di una scelta autonoma anche nell'ambito del religioso,
e non una sorta di contrapposizione netta, di esclusione a priori e lungo tutto l'arco dell'esistenza di un riferimento o di un contatto con la sfera del religioso. L'altra questione attiene alla socializzazione e alle dinamiche intrafamiliare. Cosa sta succedendo e come si trasformano in qualche modo le relazioni e i processi che ineriscono la socializzazione religiosa, innanzitutto all'interno di una famiglia i cui insomma intervistati continuano a sottolineare in maggioranza l'importanza di una condivisione fra i partner rispetto a una sintonia per quanto riguarda i temi del religioso. Ecco, questa sintonia poi come si traduce sul versante dell'educazione religiosa? Questa sintonia quale pratiche porta con sé o quali ambienti richiama? Ecco, su questo torneremo con gli interrogativi e gli approfondimenti. Il tema del pluralismo, una nuova fase religiosa si sviluppa nel contesto italiano. Sappiamo che il contesto italiano era già religiosamente plurale prima della grande trasformazione dovuta ai processi migratori. Questo pluralismo è vissuto in modo ambivalente. Da un lato apprezzato la pluralità di fedi e il confronto con alterità legate a un'appartenenza religiosa diversa è apprezzata, allo stesso tempo è temuto. Ovviamente è temuto secondo alcune specifiche declinazioni. Si teme l'Islam, non si teme l'ortodossia, si teme qualche aspetto legato all'appartenenza religiosa dei Sikh, ma di tutte le altre numerose appartenenze religiose poco si conosce. Spesso è condiviso, un pluralismo religioso condiviso, penso alle esperienze di soprattutto delle appartenenze cattoliche e alla condivisione faticosa all'interno degli stessi ambienti parrocchiali, spesso è un pluralismo religioso marginalizzato. Vado rapidamente perché rischio di sforare il tempo che mi è stato concesso. Altro quadro, la relazione con l'istituzione chiesa e con quelle che sono le traduzioni operative del rapporto con l'istituzione o con la presenza della religione nello spazio pubblico. Gli indicatori principali attraverso cui viene esplorato questo dinamismo ha a che fare con l'ora di religione, ha a che fare con il posizionamento rispetto all'otto per mille o con l'opinione di fronte alla presenza del crocifisso nei luoghi pubblici. Ecco, c'è una differenziazione di posizioni a seconda della sottolineatura di alcune espressioni del religioso che hanno più a che fare o vengono interpretate come espressioni della cultura italiana e quindi espressioni di qualcosa che permea in maniera profonda la cultura e forse non tanti si espongono così tanto, ma permea anche l'identità italiana, come qualche stralcio delle interviste qualitative sottolinea. Sul versante invece dell'aspetto più economico, dell'aspetto più politico, ecco, le posizioni prendono abbastanza le distanze dal ruolo, dall'impegno e dalle espressioni pubbliche da parte dell'istituzione chiesa. E anche la figura di Papa Francesco, una figura come recita il titolo di un paragrafo, più apprezzata che seguita, una figura che segna
appare come marcare una differenza rispetto a, ai suoi predecessori, però questa, questa differenza, questo distacco non viene percepito così in maniera emblematico, né così un distacco di rottura. Stanchezza o slancio, ci avviamo a entrare in una fase che forse potrà essere analizzata e descritta come una fase in cui l'appartenenza religiosa mostra una certa stanchezza, mostra una certa riluttanza a rappresentarsi in tutti i suoi elementi dinamici, oppure siamo di fronte a una nuova stagione che porterà a uno slancio in termini di ripensamento, intanto di come l'istituzione Chiesa si rapporta con i suoi credenti, tiepidi, meno tiepidi, attivi e convinti o chi è più ai margini. Siamo di fronte a una nuova stagione in cui ci sarà uno slancio, un ripensamento, ad esempio, di quelle che sono le attività delle parrocchie o di quelle che sono le modalità accettate e in qualche modo anche stimolate di espressione della religiosità, più in sintonia con quegli elementi di questa nostra tarda modernità. E chiudo con l'ultima slide e quattro interrogativi che possono, insomma, essere ripresi anche nel dibattito. Quale sarà l'esito della sfida del pluralismo religioso? Su diversi piani, dal punto di vista culturale, dal punto di vista legislativo, il pluralismo religioso chiama in causa un'attenzione dal livello nazionale, ma soprattutto a livello locale, su una serie di questioni. Penso ai luoghi di culto, ma come la pandemia ha messo ben in evidenza in questo anno, altri elementi di gestione della quotidianità con la diversità religiosa. Se, assisteremo a un processo di assimilazione, di revival, oppure ci sarà un tendenziale polarizzazione rispetto a come risolvere la sfida del pluralismo religioso. Quindi una netta presa di distanza e persistente atteggiamento distinzione fra elementi di maggioranza e elementi di minoranza. Sul versante della socializzazione religiosa, qual è la dinamica che si svilupperà con gli altri ambienti che si sono rivelati importanti di socializzazione religiosa? Tutto lo spazio del digitale, tutto lo spazio dell'online, in che modo si intreccerà con una socializzazione religiosa prevalentemente giocata nel contesto italiano in un ambiente offline? E ancora, quale sarà il ruolo delle parrocchie? Nel volume è chiaro una distinzione fra un atteggiamento preso di distanza, di critica, insomma di indifferenza rispetto a quanto viene detto, viene proclamato, viene proposto a livello di istituzione Chiesa. C'è un atteggiamento più morbido, un atteggiamento in qualche modo che oscilla fra flessibilità e vicinanza più stretta rispetto alla Chiesa locale, alla Chiesa di base, alle parrocchie. Ma come si caratterizza questa vicinanza? Le parrocchie sono ambienti di fede oppure sono più che altro nuove espressioni di welfare dal punto di vista territoriale? E poi andremo a rafforzare un modello di religiosità all'italiana, come il precedente volume di Franco Garelli recitava nel titolo, oppure assisteremo a un allineamento della situazione italiana rispetto ai grandi trend del contesto europeo? Grazie. Non ti sentiamo, Vittorio. Dicevo grazie.
con questa tua relazione l'argomento si sposta verso il futuro, verso ciò che potrà essere a partire da oggi, che diciamo già le cose stanno accadendo mentre noi parliamo, e probabilmente i percorsi che hai delineato diciamo potranno verificarsi e sarà la struttura di un'indagine e di un'osservazione continua sull'evoluzione della società italiana. Vedo che proprio avete una siete refrattari ad utilizzare un termine che è quello di conflitto. Perché non ipotizzare anche la rilevazione del conflitto dovuto al pluralismo religioso? Non sta scritto da nessuna parte che le differenze si compongano. Ecco, perché se non ipotizziamo, in qualche modo ci arrivi a dirlo, però non deve sfuggirci che nella società, non a livello della sfera delle istituzioni dei diritti, questo conflitto può innestarsi su quello che attualmente mi sembra una segmentazione, cioè una indifferenza rispetto agli altri che sono diversi religiosamente, e molto spesso in contesti locali questa segmentazione, questa separazione diventa la base per conflitti, aggressioni, eccetera, eccetera. Perciò lo metterei tra le dimensioni da osservare, non voglio dire che... Adesso lasciamo la parola a Sonia Stefanizzi, anche per te Sonia il tempo è quello, 15-20 minuti, io non, per mia, non dico mai a nessuno devi smettere, però tantomeno lo direi a te, però sappi che hai circa 20 minuti, dopodiché andiamo avanti con quello che stabiliremo di fare. Prego. Ecco, non riesco. Sì, ma non... No, lo ha rispento. Un attimo. Ecco, forse ci siamo. Allora, no, grazie, sarò veloce, prenderò solo 15 minuti. Anch'io ringrazio Roberto Cipriani e Franco Garelli per l'invito. Ci tengo a dire che io non sono un'esperta di sociologia della religione, ma ho letto con grande interesse, anche piacere, devo dire, i risultati dell'indagine complessiva, quella di Franco Garelli, ma anche di Roberto Cipriani. E sono rimasta colpita dal disegno della ricerca, sia dal disegno della ricerca nella sua complessità, quindi penso alle due indagini, quantitativa e qualitativa, e anche dai risultati. Quindi io mi vorrei soffermare su alcuni aspetti metodologici, che è un po' il mio campo di studio, che caratterizzano questa indagine, e poi anch'io fare alcune considerazioni e porre anch'io alcune domande prendendo spunto appunto dai risultati. Allora, come è stato detto, questa indagine aggiorna i risultati di due precedenti indagini, quindi diciamo che l'obiettivo diacronico dell'indagine di Garelli è stato reso possibile da queste due importanti survey condotte nel 95 e nel 2007 da Garelli, che poi i risultati sono stati pubblicati in un libro del titolo Religione all'italiana. Questa nuova indagine però del 2017, come dicevo, dal punto di vista metodologico presenta una novità rilevante e molto interessante, perché vi è il superamento della distinzione fra approccio quantitativo e approccio qualitativo. Infatti gli autori hanno scelto di adottare l'approccio dei metodi misti, che comporta, come sappiamo, l'uso di metodi quantitativi e qualitativi in un singolo studio, no? Perché si sa, ognuno di questi due approcci ha i propri punti di forza, ma anche le proprie limitazioni, e quindi combinarli insieme per rispondere in modo più completo alle domande di ricerca è stata sicuramente un'ottima soluzione. In particolare, dico ancora una piccola cosa, dal punto di vista metodologico, nell'ambito del disegno dei metodi misti,
l'approccio specifico utilizzato è proprio quello del disegno convergente parallelo, perché proprio prevede contemporaneamente, come dicevo, l'utilizzo del metodo quantitativo e qualitativo con la stessa priorità e seguendo le stesse fasi, e la ricomposizione avviene in sede di interpretazione dei risultati. Venendo alla ricerca quantitativa, do qualche riferimento metodologico. Infatti sono stati intervistati attraverso un questionario strutturato un campione rappresentativo della popolazione italiana. In particolare sono stati intervistati 3.238 individui tra i 18 e gli 80 anni. Se noi pensiamo che gli italiani in questa fascia d'età sono un po' più di 42.000, devo dire che se facciamo una proporzione, il campione rappresentativo, se non sbaglio, allo 0,007 e qualcosa per cento. Quindi dal punto di vista statistico è un'ottima rappresentatività, e questo ha permesso a Garelli anche, secondo me, di poter identificare con grande facilità e quindi poi di analizzare anche dei sottogruppi di popolazione. Dico due cose anche sull'approccio qualitativo, visto che l'ho citato. Sono state fatte anche 164 interviste, quindi anche qua abbiamo un numero molto rilevante di interviste, a degli individui che sono stati scelti sulla base delle caratteristiche sociobiografiche, quindi genere, titolo di studio, residenza, residenza e età. E questo campione di 164 individui è stato in parte intervistato con una modalità di intervista aperta, per cui narrativa, dove l'intervistato aveva la possibilità di esprimere in modo spontaneo la propria percezione rispetto alla religiosità, e invece un'altra parte sono stati intervistati utilizzando anche qui un metodo misto, in parte intervista qualitativa e intervista semistrutturata. Venendo ai risultati, anch'io non posso che fare riferimento al titolo, come è già stato fatto da Giordano e anche da Cotesta, e però la mia impressione di questo titolo, Gente di poca fede, è un titolo sicuramente molto, molto evocativo, però non ha un significato, secondo me, di giudizio da parte dell'autore, ma neanche di uno stigma ben preciso. Secondo me, pensando anche poi a tutti i risultati, a quello che emerge dall'indagine, credo che segnali il fatto che nelle religioni oggi prevalga un'attenzione, diciamo, più culturale che spirituale. Questa è l'impressione che ho. Infatti, il dato significativo, anch'io porto qualche dato, è che circa il 69% della popolazione intervistata ritiene che non sia anacronistico credere in Dio. Quindi questo ci dice che non esiste, come dire, una barriera che ci separa dalla fede, non esiste un muro, e quindi forse anche è pensabile che non esistano dei non credenti così radicati. L'altro aspetto che mi è molto piaciuto è quando Garelli dice che questa è un'epoca che, diciamo, soprattutto pensando al campo religioso, è più segnata da flussi, non è segnata da blocchi, e quindi è caratterizzata, come dice Garelli, da questa ricerca di senso ondivaga. Quindi questo è molto interessante, perché ci fa capire come appunto siamo in una situazione di forte fluidità. L'altro aspetto è che questa poca fede, o direi forse fede debole, non lo so, rappresenta, come dice Garelli, un tratto che accomuna i credenti di ogni confessione religiosa. E questo dato è presente anche in altre grandi indagini che sono state condotte, non proprio completamente sul tema della religiosità, ma che hanno previsto delle domande su queste tematiche. In particolare io penso alla European Social Survey, che è uno strumento osservativo molto importante a livello europeo per quanto riguarda il rigore scientifico, e sono andata a vedermi una wave del 2018, la nona wave, e questa indagine coinvolge
l'Italia, ma anche, diciamo, 29 paesi europei e non europei. E c'è una domanda molto interessante che chiede quanto ti dichiari religioso, quindi una scala di autopercezione che va da zero assenza, diciamo, di religiosità a 10 massima religiosità, e tutti i paesi, non solo l'Italia, si collocano sul valore medio, quindi da 5,4 a 5,6. Quindi questo va nella direzione di quello che Garelli ci dice rispetto alla poca fede. L'altro aspetto, poi vengo anch'io al pluralismo religioso, che anch'io è, diciamo, l'elemento che mi ha molto colpito, per cui vorrei dire delle cose rispetto a questo, e che vi è, diciamo, questa avanzata dei cosiddetti atei, no? Quindi costituiscono quasi la metà della popolazione, 40 su 100, e quindi Garelli dice che da noi prevale una sorta, diciamo, di religiosità fai da te, no? E che si ricorre alla Chiesa soltanto nei momenti particolari, momenti fondamentali dell'esistenza. È vero che è diminuita la pratica religiosa, e questo non è solo confermato dall'indagine di Garelli, ma riprendo ancora la European Social Survey, dove la domanda frequenza delle funzioni religiose ad esclusione delle occasioni speciali, il dato interessante è che, pensate, quasi il 61% della popolazione intervistata dice che non prega quasi mai, qualche volta o solo nei giorni festivi particolarmente importanti. E quindi questo va nella direzione e conferma quanto Garelli sostiene. Vengo anch'io al dato del pluralismo religioso, che io ho letto, in parte mi ritrovo con le considerazioni fatte, in parte volevo sottolineare altri aspetti. Pluralismo religioso, è vero, è stato detto ormai anche dai relatori che mi hanno preceduto, caratterizza il panorama, direi, non solo religioso del nostro paese, ma anche il panorama sociale, culturale, e quindi mostra quanto il nostro paese si stia differenziando dal punto di vista religioso. Però diciamo che quello che emerge è che la difficoltà di redigere un'applicazione, diciamo, universale, universalmente applicabile di religione è data dal fatto che si moltiplicano le credenze, come è stato detto, perché queste credenze sono espresse poi dai nuovi movimenti religiosi. Quindi quello che emerge è che la religione come istituzione sociale può apparire in declino, ma la religione come risorsa culturale invece, a mio avviso, rimane molto forte, molto potente. E a questo proposito io vado a un libro che parla del pluralismo religioso, che secondo me è molto interessante, che è una delle ultime opere di Berger, I molti altari della modernità. E quello che dice Berger è che la nostra epoca è segnata da un forte, diciamo, ritorno delle religioni nello spazio pubblico. E quindi lui sostiene che la teoria della secolarizzazione, quindi banalmente, in termini molto brutali, più modernità e poca fede, e meno fede, in realtà si è rivelata, secondo Berger, errata. Perché Berger, che noi sappiamo che un tempo era sostenitore del paradigma della secolarizzazione, adesso in questa opera ammette di avere sbagliato. Quindi l'osservazione della realtà porta questo studioso a dire che noi viviamo in un'età non secolare, ma in un'età pluralista, e questo porta al fatto proprio di, come dire, di convertirsi in un certo senso ad un nuovo paradigma, un paradigma più complesso, secondo me, che mette in luce non tanto il tramonto delle religioni nel tempo della modernità, quanto, io direi, la loro convivenza pluralistica all'interno di un mondo dove il discorso secolare può essere concepito come lo sfondo comune per ciascun individuo. Quindi, forse, e in parte io ritrovo questo aspetto nel libro di Garelli,
Il grande cambiamento che è portato dalla modernità, quindi, non sembra essere il secolarismo, ma io credo che sia invece il pluralismo, ovvero, ripeto, la coesistenza di diverse religioni, ma non solo di diverse religioni, anche di diverse scale di valori all'interno della stessa società. Quindi, poi qua arrivo alla questione che pongo anch'io, se diciamo è vero che esiste, è vera questa idea che viene espressa da Berger molto chiaramente, quindi che è necessario un nuovo paradigma rispetto a quello della secolarizzazione, quindi questo paradigma però io credo debba basarsi sulle molteplici implicazioni del fenomeno del pluralismo. Che cosa vuol dire? Questo vuol dire che deve basarsi sul fatto che coesistono diverse religioni, ma c'è anche la coesistenza di discorsi religiosi e di discorsi secolari. Quindi io mi chiedo cosa significa, se è vero che il pluralismo può essere considerato il paradigma della condizione spirituale moderna, e come sottolineava anche Roberta Ricucci, in che modo le istituzioni religiose ne vengono condizionate. Cosa può succedere alla fede in questo contesto? Questa è una domanda che pongo, un quesito su cui si può discutere, lo pongo direttamente all'autore. È vero che c'è una situazione di, come dire, di, non so se di conflitto, come sottolinea Cotesta, però di una preoccupazione che gli italiani esprimono, questo emerge nel libro, nell'indagine. C'è la difficoltà proprio di far convivere nella stessa società gruppi che esprimono credenze, culture diverse, ma che sono anche portatori di domande religiose, ma non solo domande religiose, direi anche domande sociali, che non possono essere facilmente componibili in un quadro unitario. E quindi questo, come dire, questo aspetto è un aspetto su cui bisogna ragionare, perché come possiamo conciliare questo aspetto, quindi specialmente pensando al contesto italiano, con il pluralismo religioso. E poi vengo ad un altro dato, che è quello della crescita dell'ateismo e dell'agnosticismo tra i giovani. Emerge molto chiaramente dall'indagine che c'è proprio una sorta di warning generazionale, no? L'indice di religiosità che Garelli presenta hanno proprio un andamento, come dire, a scalare, no? Direttamente proporzionale al diminuire dell'età. E quindi questo dato, insieme ad altri che ora dirò, mi chiedo questo dato che significato ha poi per il futuro del cristianesimo, perché emerge molto chiaramente che fra i 18 e i 34 anni c'è una quota molto alta, che va dal 35 al 40%, di coloro che si dichiarano senza Dio, senza preghiera, senza culto, senza vita spirituale. Non solo, ma quello che emerge è che i matrimoni con rito religioso a partire dal 2018 sono meno celebrati rispetto di quelli che vengono celebrati in comune. E poi c'è anche questo dato interessante, che sono circa il 50% degli italiani che negli anni 90 erano il 80%, che appunto sono contrari, non celebrano il matrimonio con un rito civile. E un dato che fa riflettere, il 46% degli intervistati che è contrario all'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Ma questo è interessante, perché c'è un'altra indagine condotta dalla Doxa che mostra come però questa indagine è stata condotta nel 2019, ha messo in luce un dato interessante a questo proposito, che quasi la metà degli intervistati, quindi poco meno del 50%, non conosce e non ha nessuna informazione, diciamo, corretta rispetto all'effettivo funzionamento dell'8 per mille, quindi c'è questa forte ignoranza anche rispetto a questo. Ecco, direi che sto per concludere. Un altro dato
che fa riflettere, secondo me, è il dato che riguarda che solo il 20% degli italiani nega la licealità morale dell'aborto in qualsiasi caso, quindi l'83% lo accetta se vi sono gravi rischi per la salute e il 78% se sussistono probabilità di malformazioni. Non solo, ma il diritto all'obiezione di coscienza del personale medico è riconosciuto dal 59%, diciamo, questo succedeva 10 anni fa, mentre adesso scende al 36%. Quindi cosa significano questi dati? Come vengono letti? Cosa significa? Cosa significano rispetto al fatto che forse le persone, nel momento in cui si trovano di fronte a delle questioni che interpellano diciamo, l'animo, le questioni più profonde, la famiglia, forse prevalgono, diciamo, altre, prevalgono delle cautele, prevalgono altri diciamo, altri significati rispetto, rispetto a, all'affidarsi, diciamo, alla religione. Questa è, diciamo, la mia impressione generale, e quindi con questo io chiudo il mio intervento. Vi ringrazio. Grazie a te, Sonia. Adesso io proporrei di fare in questo modo. Diamo a Franco Carelli la possibilità di rispondere come vuole lui, 10, 20, 30 minuti, e poi lasciamo aperto un po' di spazio a qualche domanda, cercando di finire per mezzogiorno. Credo che abbiamo questo come limite. Vittorio, possiamo andare anche oltre mezzogiorno. Ho capito. Se necessario. Capisco 5-10 minuti di sforamento, però se abbiamo cominciato alle 10 c'è un... non lo so, possiamo sforare, sì. Però non può essere una discussione alla quale alla fine partecipano giusto due. Dobbiamo cercare di mantenere tutti quelli che stanno partecipando adesso, mi pare che siano più di 90. Ecco, ed è bene che la popolazione che partecipa sia sempre numerosa, ecco, non vorrei che poi molti a mezzogiorno se ne vanno perché hanno cose, eccetera. Allora Franco, se sei d'accordo, io ti lascerei la parola e valuta tu quanto tempo utilizzare, quanto spazio dare a quelli che hanno già parlato e quello che invece vuoi riservare a interagire magari con altri amici e colleghi che si sono collegati. Prego. Grazie molte, ringrazio davvero molto tutti i colleghi presenti che, insomma, in qualche modo mi onorano, devo dire, perché c'è stata... Non pensavo mai che oggi ci fossero centinaia di persone collegate, insomma, quindi ancora una volta ha avuto ragione Roberto Cipriani, no, nel lanciare questa iniziativa. E ringrazio ovviamente molto quelli, i tre colleghi che sono, due colleghi e un collega che sono intervenuti, ovviamente oltre Cotesta, per le cose interessanti che hanno detto, interessanti anche che ovviamente fanno riflettere, insomma. Ecco, credo di interpretare un sentimento comune il fatto che le cose che stiamo facendo oggi, adesso in occasione appunto di questa nostra iniziativa e di questo mio libro in particolare, ma più in generale, ecco, quando riusciamo a interagire, no, sui lavori dei colleghi, sulle loro ipotesi, sulle i dati delle loro ricerche, eccetera, è probabilmente l'aspetto, uno degli aspetti più interessanti per cui abbiamo scelto questa vocazione di sociologi, no? E sovente non riusciamo a farlo nei nostri dipartimenti, insomma, sarebbe, ed è importante che riusciamo a farlo comunque in queste sedi. Io parto dal discorso che mi è sembrato molto di prospettiva interessante e profondo di Giuseppe Giordano, cioè nel senso di dire, ecco, quali sono le teorie un po' di riferimento, no? Che poi sono ritornati anche negli altri interventi. Allora, sì, c'è la secolarizzazione, ma la secolarizzazione direi
nelle mie analisi è sempre un po' stata di sullo sfondo. Non l'ho mai utilizzata personalmente come categoria interpretativa unica. C'è sullo sfondo, perché esiste, perché c'è un fenomeno di secolarizzazione. Ma è un fenomeno di secolarizzazione, pensando a quello italiano, l'abbiamo definito nel libro La religione italiana, di secolarizzazione dolce. Cioè non è un fenomeno di secolarizzazione dirompente, diciamo, perlomeno nel nostro contesto. Però personalmente sono sempre stato, quindi sono contento che lui l'abbia messo in evidenza, e anche molto bene la Sonia Stefanizzi, io sono, diciamo, da sempre legato alla teoria del pluralismo religioso, ecco, la prospettiva del pluralismo religioso. Cioè, la teoria mia di riferimento è quella, ma non da oggi, devo dire. Poi magari in certi testi può darsi, o in certe ricerche può darsi che sia riuscita meno ad esprimerla. Ma vuol dire Peter Berger, no, come è stato citato, soprattutto La gloria remota, ma tutti i libri di Peter Berger, no? Taylor, Casanova, ovviamente sul discorso, no? Wilson, Brian Wilson, Demerat, eccetera, no? Ecco, un bel po' di persone che direi, io le definirei come un po' il titolo del volume di Casanova in Italia, oltre la secolarizzazione, dentro ma oltre la secolarizzazione, questo è un po' il concetto. E questo oltre vuol dire anche oltre i discorsi sulla cristianità, per quanto riguarda l'Italia, vado a flash soltanto, oltre le teorie dell'insicurezza, che la religione sia buona soltanto perché c'è l'insicurezza, perché altrimenti non si riesce a cogliere tutto il discorso del senso anche al di fuori, no, delle dinamiche di paura o di indigenza estrema, eccetera. Questo, quello che ricordava la collega Stefanizzi, molto importante, più flussi che blocchi, ecco, quindi anche io ho sempre guardato con un po' di interrogativo, no, a Bauman, insomma, della liquidità, perché no, ci sono più flussi, no, che liquido, ci sono più direzioni, andirivieni anche dentro le stesse esperienze, fenomeni di andirivieni, ecco, ma non liquidità, più instabilità che fissità, più ricerca ondivora che la stabilità dentro confini e steccati prestabiliti. Quindi i flussi che hanno una loro consistenza e non una società liquida. Più credere relativo, qui no, il focus di Giuseppe è stato importante, che esclusivo. E quindi questo mix di teoria e ricerca che mi deriva ovviamente un po' dalla formazione con Gallino, ma lui su questo era molto esigente. E anche oltre gli stereotipi e le narrazioni comunicative carenti di evidenze empiriche. No, questo è un altro aspetto, o la verifica nel contesto italiano di tendenze e interpretazioni straniere, che in genere siamo poco considerati con i nostri dati a livello internazionale, ecco, cioè nel senso che vengono un po' sovente letti dalla prospettiva, no, delle società che sembrano quelle più punto di riferimento nei processi sociali e religiosi, e verifica anche su tendenze su larga scala, delle tendenze su larga scala, cioè sull'insieme della popolazione, non soltanto su gruppi particolari. Questo è un po' il quadro, diciamo, teorico. Allora, il titolo, beh, anzitutto no, sono stato incuriosito a quel che diceva Giuseppe sul gente di poca fede con un punto interrogativo, ma non mi sembra che non ci sia da nessuna parte, non l'ho mai messo, no? E quindi era, ma questo è un aspetto secondario, perché è proprio gente di poca fede senza nessun punto interrogativo, eccetto che mi sia sfuggito da qualche parte.
Come è stato detto, è un allora qui c'è un discorso anche editoriale, no? Il titolo, diciamo, accademico nel senso serio sarebbe stato L'epoca delle religiosità instabili. No? È chiaro che un libro che compare su Contemporanea del Mulino non può avere un titolo di questo genere, perché vuole essere comunque un libro serio, scientifico, ma rivolto a un pubblico più ampio. E allora, quando io ho proposto tra i due o tre titoli, tra cui L'epoca delle religiosità instabili e Gente di poca fede, ovviamente l'editore, no, si fionda e quello rimane. E qui, però, ecco, noi sappiamo, come voi avete notato, che questi libri, insomma, che il titolo comunque è da riportare dentro un contesto, quindi non c'è stigma, designa la situazione probabilmente della maggioranza degli italiani, designa anche perché l'Italia rimane, oltre il 70% continua a dichiararsi cattolico, proprio perché c'è una fede più a modo proprio, una fede, no, un po' espressione della religiosità griglia, diciamo. È una fede che si compone, cioè non troppo riflessiva, ma più in termini più radicata in termini culturali che religioso e spirituali, componibile quindi con altri riferimenti. Ecco. Probabilmente io, ma lo dico da tempo, lo dicevo quando ho scritto Forza della ragione e debolezza della fede, probabilmente le espressioni di fede forti sono decisamente minoritarie, ma non solo oggi, in tutte le epoche. E questo è una riflessione, cioè i virtuosi della religione sono un gruppo ristretto, insomma, no? E quindi questo probabilmente è il destino della religione nelle varie epoche dell'umanità. Ecco, una seconda riflessione che vorrei fare riguarda il che cosa c'è di nuovo, no? Si chiedeva Cotesta. Beh, già voi avete, mi sembrava lo dicesse quasi un po' come dire, ma poi alla fine cosa viene fuori? Mi sembra che sia emerso, no? Dai tre interventi che siano emerse diverse cose interessanti, insomma. Una di queste è certamente quella che Sonia Stefanizzi ricordava, cioè l'esperienza del pluralismo, anche Giuseppe lo metteva bene in evidenza, l'esperienza del pluralismo, cioè cosa vuol dire? Indagando un campione di popolazione, anche nelle interviste che ha promosso Roberto, no? Ecco, cosa riusciamo a cogliere, no, dell'esperienza del pluralismo che la gente fa? Allora, perché qui c'è la prospettiva proprio di Berger, che il pluralismo si manifesta a livello delle istituzioni, ma si manifesta a livello delle coscienze. Allora, il credere oggi, ci ricorda Taylor, no, è ben diverso dal passato, quando c'era una larga plausibilità, nel nostro caso cattolica, cristiana, eccetera, no? Per cui ieri era un mondo di destino il credere in un certo modo, e oggi si vive invece, chi crede lo fa in un mondo di scelte, e cambia completamente lo scenario. Perché ci sono almeno tre livelli che interpellano oggi la coscienza di un credente. Uno, i non credenti, e quindi lui è costretto in qualche modo a meglio specificare le motivazioni del credere, anche al limite a purificarla, o comunque a prendere le distanze. Due, i credenti di altre confessioni religiose, che quindi credono, no? Magari nel contesto italiano le minoranze mediamente sono composte da soggetti più identificati, più attivi, più convinti, e quindi c'è questo aspetto, no? Emerge anche dalle interviste. Terzo, c'è il pluralismo dentro la propria confessione di appartenenza, la religione di appartenenza, perché oggi ciò che fa problema a molti cattolici è di, per esempio ai cattolici convinti e attivi, di essere comunque in un contesto sotto una sacra volta dove ci sono un sacco di cattolici che
che si ricordano di essere tali solo alla Domenica delle Palme, oppure per la richiesta dei sacramenti, no? E quindi, insomma, c'è questo dibattito interno notevole. Oppure dentro la stessa religione di minoranza attiva e convinta, e ci sono delle sensibilità molto diverse, lo sappiamo. Ecco, allora, l'esperienza del pluralismo nasce appunto a vari livelli. Un altro aspetto rilevante come risultato è questo, quello che veniva ricordato, il gap generazionale. Ed è fortissimo. E allora qui i discorsi interessanti, no, di rilancio di Roberta Ricucci qui si inseriscono. Perché c'è un... adesso non sto lì a far vedere delle slide, no, insomma, ma se le guardate nel libro voi vedete che sulle pratiche religiose, non so, i giovani sono al 10% e quelli oltre i 60 anni sono al 40%, no? I giovani sono nel campo, come veniva ricordato, i giovani senza religione sono ormai il 30%, senza preghiera, senza pratica religiosa. Ecco, sono dei dati rilevanti, insomma, no? Quindi delineano in qualche modo una spaccatura, nonostante che la maggioranza dei giovani, anche delle classi più giovani, passino ancora per gli ambienti religiosi ed ecclesiali, ma si tratta chiaramente di una presenza o che non viene in qualche modo portata avanti poi nel tempo, quindi vuol dire poco graffiante, poco significativa nell'esperienza di vita, o che poi si infrange con altri tipi di visioni della realtà. Ecco, un altro elemento, direi, che mi sembra rilevante, cosa emerge, è la specificità del caso italiano. Perché un caso italiano, no? Allora, voi sapete che nel tempo si è parlato, soprattutto per riguardo all'etica, no? Di uno scisma sommerso in Italia, nel senso che una parte di italiani, anche consistente di cattolici, non si riconosce nelle indicazioni della Chiesa, istituzione del magistero nel campo della morale sessuale e familiare, però ritiene di essere comunque un cattolico doc, no? E che si possa essere quindi cattolici a pieno titolo anche se si disattende, no? Si disobbedisce in questo campo. Questa è una flessibilità tipica della situazione italiana, no? Che non fa nessun problema. Io mi sono sempre battuto contro, posizionato contro questa idea dello scisma, no? Come se quello fosse un motivo, veniva ricordato da Prini, da alcuni studiosi, come un motivo di scisma effettivo, in atto, il possibile sbocco, no, di questo conflitto, per tornare al termine di Cotesta, no? E no, qui non nasce nessun conflitto, qui gli italiani riescono benissimo a digerire una situazione in cui si disallineano, si distaccano dalle prospettive della Chiesa nel campo dell'etica e a ritenersi a pieno titolo cattolici. Questo è un fatto non di poco conto, no? È un fatto di flessibilità, è un fatto di comunque composizione dentro la propria coscienza di istanze molto diverse. Ma lo stesso avviene oggi nel campo della morale sociale, perché oggi, da quel che emerge da questa ricerca, questa è un'altra novità, il cattolicesimo italiano, sempre più posizionato al centro dello schieramento politico, quindi più caratterizzato dalla lealtà verso le istituzioni, oggi dimostra una sua vena radicale in linea con i tempi che viviamo, no? E quindi si sta in qualche modo attraversato da una serie di mal di pancia, per cui è meno fidelizzato sulle istituzioni, è meno moderato, insomma, in qualche modo, no? Ma no, anche qui non si crea nessun dramma, insomma. Ecco, questo è un dato, mi sembra, culturalmente interessante. E poi c'è questo aspetto, appunto, della realtà culturale, no? Tra i dati
più rilevanti, no? Quelli che ricordava Giuseppe Giordano, c'è questo aspetto. Ecco, i cattolici, quelli che io chiamo i cattolici culturali, e che è una variabile da cui, un'etichetta da cui che emerge da una autocollocazione delle persone sullo spazio religioso, che funziona benissimo, l'avevo già introdotta quando avevamo fatto la ricerca con Lanzetti, Roberto e Rovati, no? Del 94, l'avevo già introdotta e poi l'ho mantenuta nel tempo, ed è fortissima. Cioè, se voi andate a analizzare le differenze che si producono sulle diverse variabili, è una variabile eccezionale. E qui noi abbiamo un dato fortissimo, cioè i cattolici culturali, cioè quelli che si dichiarano essere cattolici per educazione e tradizione, per formazione, per questioni ambientali, per un fatto di famiglia, e non tanto per ragioni, e non in modo particolare per ragioni religiose o spirituali, sono passati dal 25, adesso non ricordo il dato esatto, del 94 al 43-44 di quest'ultima indagine. Quindi vuol dire un crescendo enorme, e qui spiega anche l'interesse di una ricerca, no, rispetto a ciò che sta succedendo nel paese o in Europa, che in qualche modo è l'area cattolica più esposta, no, alle idee sovraniste. Ecco, questo è un dato interessante. Ricordo quando a Barcellona, non nell'ultimo congresso della International Society for Sociology of Religion, partecipavo a un seminario di ricerche su questi temi, anche con la European Social Survey, e c'erano dei colleghi che esprimevano i dati, e io dico: ma voi non avete mai trovato, non avete trovato l'emergere di una religiosità appunto culturale, no, legata un po' ai più connessa ai processi appunto del populismo, eccetera. Boh, c'è stato un momento di disagio collettivo, cioè è curioso, no? Se le nostre indagini non riescono in qualche modo a cogliere delle connessioni con i fenomeni sociali, c'è un po' da chiedersi, no, a che cosa serve. Qui a me sembra che sia un fatto evidente, un fatto grossissimo. Questi soggetti, no, questo cattolicesimo culturale, che voi pensate il 20% dei cattolici culturali, di questo 44%, dice, non crede in Dio, ma quindi mantiene un'appartenenza al cattolicesimo e non crede in Dio. La pratica religiosa continuativa è di un 7-8-10% di questi, mentre il 30% non partecipa mai, ma il 70% si riconosce nel crocifisso esposto negli spazi pubblici, ma i due terzi si riconoscono nel fatto che la religione è un valore di fondo della propria vita. Ecco, no? Noi abbiamo anche questa situazione, che mi sembra comunque un dato rilevante, ovviamente già notata da Demerat e da altri colleghi in altri paesi. Insomma, quindi ci sono, no, diversi aspetti che emergono, e credo, insomma, siano degli elementi su cui riflettere, insomma, che comunque caratterizzano in modo un po' distintivo anche il nostro paese, no? Poi vedremo se questi permangono nel tempo. Ecco, volevo solo più soffermarmi su... Roberta ha detto diverse cose interessanti sulla socializzazione religiosa e sull'identità. Volevo soffermarmi ancora, e chiudo, diciamo, questa mia reazione, prima reazione, a quello che veniva detto, poca fede, cioè come cambia l'atteggiamento di fede. Questo è stato un punto che a mio avviso è credo che sia un risultato interessante. Ecco, oggi si vive
no? Un effetto probabilmente del pluralismo culturale è quello di, come si dice nel libro, del vivere in un'epoca che coltiva un'idea debole e plurale della verità, per cui la religione non fa eccezione, ma è anche, si manifesta questa precarietà anche nel fatto di avere una fede incerta, no? Di avere una fede altalenante, di avere una fede legata agli alti e bassi del vissuto. No? E qui un osservatore, insomma, come Marco Ventura, no? Quando ne ha fatto la recensione nella pagina della lettura del Corriere della Sera, l'aveva molto ben interpretata, perché aveva ricordato un aspetto che emerge da questa ricerca. È una fede più sperata che creduta. È una fede più incerta che certa, è una fede precaria. È una fede che manifesta la congruenza con le alterne vicende della vita. Questo è un aspetto che potrà, cioè, senz'altro diverso rispetto al passato, no? In cui appunto c'era un contesto di maggior plausibilità della religione o della religione prevalente, c'era meno incertezza. Ma questo dall'altro lato questo fa emergere che tutto sommato anche in chi vive questi sentimenti magari in modo meno riflessivo, comunque è una fede non freezer, è una fede che segue le vicende della vita, è una fede comunque che ha una sua magari pur debole vitalità, per queste alternanze andirivieni. E questo è tipico della ancora una volta della coscienza moderna. Ecco, mi limiterei qui e vi ringrazio ancora molto di vari spunti che mi permettono, insomma, di approfondire varie questioni aperte. Grazie Franco, le domande servivano proprio a far emergere la problematicità e la novità della ricerca, perché non tutti hanno letto il libro e cercano di capire le buone ragioni per cui si deve leggere. Adesso io aprirei la discussione alzando la mano, ecco qua, io darò la parola, io prego di fare interventi brevi nel motivare eventualmente la domanda, perché abbiamo almeno un quarto d'ora, 20 minuti per fare quello che vogliamo. Allora, la parola ad Antonio Camorrino. Allora, buongiorno a tutti, non so se mi sentite bene. Innanzitutto ringrazio tutti per le relazioni che sono state interessantissime, ricche di spunti. Io farò un commento e poi chiudo con una domanda rispetto alle cose interessantissime che emergono dalla ricerca del professor Garelli e a cui ho fatto già riferimento avendo letto il libro in altri miei interventi, e quindi volevo delle delucidazioni rispetto a un aspetto particolare. In sostanza io mi sono formato alla scuola di Berger, quindi in sostanza interpreto soprattutto la questione del pluralismo relativamente a quella definizione molto felice secondo me di Peter Berger, che è quella dell'imperativo eretico. Cioè, in sostanza, siamo in una società nella quale le strutture di plausibilità del sacro, se volessimo, diciamo, parafrasare il pensiero di Berger, potremmo dire che la sacra volta non è più data per scontato. E questo ha delle, lo metto in termini fenomenologici proprio, questa ha delle implicazioni decisive sulla questione, per l'appunto, della legittimazione. Della legittimazione del rapporto, secondo me, decisivo con la trascendenza e i significati ultimi. Questi, secondo me, sono degli aspetti decisivi. Come diceva Garelli, la questione di Berger è che la trasformazione avviene a livello delle istituzioni e dialetticamente a livello della coscienza degli uomini e del rapporto con la trascendenza. Questo rilancia anche la questione che Giordano ha messo al centro del suo intervento, cioè uno degli aspetti che ha messo al centro del suo intervento, relativa alla questione dell'istituzione Chiesa. Cioè, l'istituzione Chiesa quanto può accettare nel suo adattamento alle forme del pluralismo in una trasformazione nel campo della trascendenza e dei significati ultimi che agisce, se vogliamo attenerci alla lettura di Berger, sia a livello della coscienza che delle istituzioni. Siamo in sostanza, se invece la vogliamo mettere nei termini di Taylor, della questione che l'ordine morale del mondo è visto come sempre negoziabile. Questa è, diciamo, una sintesi forse del pensiero di Taylor, o che Marcel Gauchet parlava del passaggio dall'eteronomia all'autonomia.
ovviamente sono soltanto brevi riferimenti perché siete molto più dotti di me su queste questioni, e arrivo quindi in sostanza alla domanda di un dato che però questa era necessaria, questa premessa per impostare bene la domanda, che è il dato rispetto relativo al dato rilevato dalla ricerca, dall'indagine Carelli, relativa alle potenze maligne nel mondo, alle credenze rispetto alla presenza di potenze maligne nel mondo, che passa dal 15,3%, anche Giordano ha fatto riferimento a questo dato, secondo me molto significativo, al 40,3% del 2017. Ora io mi chiedo se nel quadro del pluralismo religioso è cambiato per l'appunto, si è prodotta una qualche trasformazione nei rapporti della trascendenza, se questa comunque credenza fortissima, in grossissimo aumento, credo sia uno dei dati che ha subito uno dei maggiori variazioni, si trasforma, secondo me un tema molto attuale, anche nelle forme tipiche del contemporaneo che hanno a che fare col cospirazionismo. Affermo questo dato perché se il rapporto con la trascendenza cambia, nella scorsa relazione che tenne il professor Carelli fece una citazione che io ho conservato, che non diminuisce la credenza rispetto alla presenza del mistero nel mondo. È una citazione che Carelli fece nella scorsa relazione, della volta scorsa, del convegno scorso. Quindi questa presenza del mistero nel mondo, a mio avviso, si può declinare anche nei termini, e sempre all'interno della lettura della matrice del pluralismo religioso, anche in termini che hanno a che fare con una, scusate il gioco di parole un po' brutto, con una dimensione che trascende il singolo individuo, ma che si risolve però in una immanenza, che può essere quella di una forma di cospirazionismo, per dire. Ritengo questo dato particolarmente interessante, quindi poi questa è la domanda, poiché il dato rilevato della prepotenza maligna nel mondo è del 2017, se volessimo fare lo sforzo grandioso a cui il sociologo è chiamato qualche volta, cioè di cercare una tendenza, eccetera, è possibile che con la pandemia questo dato delle potenze maligne del mondo, essendosi accresciute di molto le teorie del cospirazionismo, possa diventare amplificarsi ulteriormente. Forse questa è una riflessione, poiché, quindi questa è la domanda, si è indebolito fortemente, sempre all'interno della lettura alla Berger, il rapporto con la verità, perché indebolendosi il rapporto con le strutture di plausibilità della trascendenza, si indeboliscono contestualmente i rapporti che hanno a che fare con la verità e con l'autorità che legittima la verità. Quindi ecco la mia domanda, scusate il lungo commento come premessa, volevo sapere proprio come il professor Carelli interpretava questa crescita grossissima del dato relativo alla credenza relativa alle potenze maligne del mondo, ripeto, dal 15,3% se ho segnato bene del 94 al 40,3% del 2017. Bene Camorrino, lasciamo, ci sono altri che vogliono intervenire, ed abbiamo Piga, Maria Lucia, e poi facciamo rispondere professor Carelli. Abbiamo anche un'altra domanda ancora, Scusami Vittorio, sì. Ma c'era in coda dall'inizio Salvatore Abruzzese, che è stato, ma diciamo, vedo qua. Ma dipende dalla visualizzazione che hai, però io nella chat sulla destra c'ho tutti i partecipanti, e avevo prima Camorrino, poi Piga, adesso Francesco Paolo Pinelli, e non mi risulta proprio Alberto Abruzzese, che io avevo visto prima, ma non c'è la sua mano alzata. Sì, infatti il professore Abruzzese ha scritto in chat, non ha alzato la mano. Prego, prego professore. Prego. No, allora prego, tocca a te. Vado? Sì. Ok. No, la domanda è molto semplice. Intanto, ringrazio per questa iniziativa. Non sono esperta dell'argomento, però ho partecipato, mi è stato inviato il questionario a suo tempo e avevo risposto, e anche devo dire con molto piacere, mi era piaciuto tanto partecipare a questa ricerca come destinataria del questionario. Ecco, io volevo sapere questo, lo chiedo anche perché la religione è motivo di una lezione, almeno, nel corso di sociologia generale che tengo all'Università di Sassari, come professoressa associata di sociologia. Ecco, allora, no, io mi chiedevo questo, lo chiedo appunto agli esperti, qual è lo spazio delle teorie interpretative di tipo fenomenologico
Mi chiedo se nel tempo le teorie di tipo fenomenologico hanno acquistato maggiore credibilità, perché forse più utili a prendere in conto il pluralismo di cui si è detto. E poi mi dispiace, vi chiedo scusa, ma io non ho letto il libro, ma lo farò volentieri. Grazie. Grazie a te. Adesso passiamo all'altra domanda. E poi non so se puoi leggere direttamente, Franco, le domande che pongono. Dovresti aprire questo qui, la chat, e magari vederne qualcuna e selezionare quella a cui vuoi rispondere. Adesso lascerei la parola a Francesco Paolo Pinello per l'altra domanda e poi chiuderemo con la tua risposta. Penso che sia giusto così. Scusate, Pinello? Non c'è? Non lo trovo più. Però qui lui ha alzato la mano. Va bene. Direi che puoi rispondere alle due domande, poi se ce n'è qualche un'altra la faremo. Dai magari la parola ad abruzzese, a Salvatore. Se non c'è. Io non lo vedo più, Salvatore. Ha detto. No. Vittorio non riesce ad alzare la mano, ma Salvatore c'è. E parla allora. Parla allora, dai. Va bene, grazie. Non sono abituato a invadere, quindi va bene per me. Allora, innanzitutto grazie. Grazie per la ricerca, grazie per il seminario, grazie per il lavoro fatto e grazie per questa occasione. Colgo naturalmente per salutare Franco, Roberto, Giuseppe, Vittorio che non vedo da diverso tempo e la grande Sonia che non vedo da moltissimo tempo. E che è un piacere per me rivedere, è una grande gioia personale. E vabbè, vengo alla domanda, una domanda un po' particolare. Voi sapete perfettamente che io concordo con il pluralismo, quindi con l'idea di Franco, quindi siamo all'interno della stesso settore e condivido anche questa posizione di Peter Berger che Sonia ha esplicitato così bene. La mia domanda purtroppo è una domanda metodologica, la rivolgo sia a Franco ma anche a Roberto che è un attento osservatore di queste cose. E voi ricorderete come una quindicina d'anni fa avevamo un problema grosso con le percentuali tra noi di Trento, che facevamo indagine sui valori, io in particolare mi occupavo appunto di analizzare i valori religiosi, e quello che emergeva in Cattolica, quello che emergeva in altri indagini, Franco, avevamo percentuali diverse e Renzo, se parlo troppo veloce, che la grande differenza, amici cari, era dovuta al modo in cui cioè tutte telefonate i nostri ricercatori sceglievano di abbandonare il soggetto definito per parella di riserva, battuta da niente, ma questo piccolo capello inceppa tutto il meccanismo, perché le intervistiamo sono quelle che vogliono farsi intervistare, e chi invece vuole sfuggire a questo meccanismo perché non gli va, perché ritiene di stare un po' difficile, se ne sta da un lato, per cui finiamo per mettere sotto le luci tutto sommato l'Italia che vuole farsi vedere. Non cambia nulla, il discorso di Franco è vero fino in fondo, io sono d'accordo perché nella sostanza è questo, però ecco, io ammiro la prudenza di Franco, la prudenza di Roberto, perché in qualche maniera si sa bene come il nostro 34, 27, 15 risenta molto di questo filtro selettivo a priori contro il quale non possiamo nulla. La domanda quindi è la seguente, siccome Franco queste cose le sa, perché ha un'esperienza, io lo conosco da 42 anni esattamente, quindi sa perfettamente di questo problema, come lo ha affrontato e come ha cercato di, non dico di risolverlo, ma perlomeno di aggirarlo. Grazie. Facciamo parlare Francesco Paolo Pinello e poi rispondi. Pinello, ci sei? Sì, mi sentite?
Prego, sì. Ah, perfetto, io ho formulato la domanda in chat, sarò brevissimo. La mia domanda sorge quando ho sentito utilizzare l'espressione dal professore cattolico culturale. Mi sono chiesto e vi chiedo che rapporto c'è o ci può essere tra l'ateo devoto per politica, se non ricordo male è un'espressione che è stata proposta da Andreatta, il cattolico culturale sempre per politica, l'ateo devoto per politica e il cattolico culturale sempre per politica. E questa domanda anche in relazione al cosiddetto Stato profondo, cioè quelli che sono gli apparati dello Stato, e a quella che Gaetano Mosca definiva le formule politiche, le formule di legittimazione, o le formule politiche di legittimazione, che hanno a che fare con il potere e con l'emergere anche della potenza, se vogliamo utilizzare i concetti le categorie di Weber, che sta riemergendo nei social media e nei social network. Quindi questo uso, diciamo così, per sintetizzare, questo uso politico della religione, però articolato in relazione al concetto di ateo devoto, di in pratica devoto però cattolico per cultura, in relazione agli apparati dello Stato. Capisco che è articolata la domanda, però non mi interessa come questione. Vi ringrazio. Non so se vogliamo leggere pure qualche domanda dalla chat, però mi fermerei agli interventi di coloro che possono farlo in presenza. Abbiamo Maria Carmela Godi, se vuole prendere la parola. Ci sei? No. Però ci sono. E voglio innanzitutto ringraziare tutti e fare i complimenti anche a nome dell'Associazione Italiana di Sociologia che rappresento, come sapete, perché veramente ritengo che questa sia stata un'iniziativa importantissima che continuerà nei prossimi seminari, che il lavoro che è stato fatto è veramente un lavoro enorme e encomiabile, di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. La mia domanda riguarderebbe, ma è soltanto un accenno, che potrà essere ripreso probabilmente nelle prossime occasioni, nei prossimi incontri, il rapporto tra negoziazione del senso, tra scienza e fede. Sappiamo che anche nei confronti della scienza il pluralismo diventa un indebolimento di capacità, di attribuzione, di plausibilità, diventa una domanda costante che interpella e ritorna sulle soggettività. E in questo senso credo che il rapporto tra le due dimensioni, quella della spiritualità e della religiosità e quella del riferimento ai criteri di credibilità delle conoscenze empiriche, ci interroghi come sociologi. Mi fermo qui, ringrazio veramente ancora e sono felice di continuare a seguirvi. Grazie. Allora, grazie anche alla presidente dell'AIS, la nostra amica Maria Carmela Godi. Io a questo punto non vedo altri iscritti. Lascerei le conclusioni a Franco Garelli e poi ci salutiamo. D'altra parte abbiamo fatto le nostre 2 ore esatte di presenza. Prego Franco. Grazie molte anche di questi interventi dei colleghi che ampliano ancora di più il quadro. Solo qualche reazione, perché come dicevo già prima, molte delle cose che avete detto, sono state dette, richiedono da parte mia un approfondimento, ma qui è un discorso più ampio, perché qui è una comunità scientifica che interagisce, insomma, quindi è l'aspetto più bello.
vado per ordine. Allora, mi sembra molto importante quel che ci diceva il collega, l'amico Camorrino, Antonio Camorrino, quel accenno che ha fatto nell'ordine del negoziabile. Nell'ordine del negoziabile, questo è, cioè, dalla mia prospettiva, questo è un termine, una chiave di lettura molto, molto importante, perché la negoziazione, cioè il campo religioso, è uno degli aspetti in cui si negozia di più, non solo a livello collettivo, tra gruppi, ma tra gruppi e istituzioni, ma anche all'interno della coscienza individuale, tra individuo e istituzioni e realtà di appartenenza. Questo è una, davvero una grande chiave interpretativa, ed è quella che mi fa dire, ecco perché, l'accennavo prima, ecco perché non sono avvenuti o non sono in vista dietro l'angolo gli scismi all'interno del cattolicesimo italiano. Perché c'è questa negoziazione, perché c'è questa flessibilità, perché c'è questa, come dire, tentativo comunque di fare una sintesi personale che si ritiene legittima, no? E di essere anche legittima, molto legittimati a farlo. Ecco, c'è il venir meno di un'autorità, Jordan e tutti quelli che si occupano di spiritualità ce la mettono in evidenza, no? Come il soggetto sia ormai non ritenga, no, di avere un criterio interno di scelta di appartenenza, di orientamento. Capita anche all'interno del legame cattolico, insomma, e questo è un elemento importante. Sono meno preparato, devo dire, a rispondere invece all'altra domanda di Camorrino sulle potenze maligne nel mondo, cioè nel senso che io, se avete notato, chi ha visto, insomma, ho dato più spazio nel mio commento sul testo al sentimento religioso verso Dio, no? Il fatto di cogliere Dio nella propria esistenza, di avere la sensazione di aver ricevuto una grazia, che non a questo aspetto che c'è e che però mi fa ancora adesso dei problemi di tipo interpretativo. E quindi riconosco un buco qui, un vuoto di riflessione. È vero, perché diceva Antonio, che io anche in un'indagine fatta su un campione di popolazione italiana dentro la pandemia, nel periodo acuto della pandemia, ho rilevato questa accettazione da parte della gente di vivere dentro un senso del mistero della vita, quindi di vivere anche questa esperienza, no, avendo un senso del mistero della vita. E però sono in difficoltà, perché cosa significa? Significa che c'è una ripresa di una visione manichea della realtà, punto interrogativo. Significa quel che tu dicevi, cospirazionismo, può essere comunque che magari stando dentro una prospettiva immanente ci sia l'idea, si avverta comunque la presenza dentro di sé, fuori di sé, delle forze del bene e del male in conflitto costante, ecco, però è una questione aperta ed è bello che tu l'abbia messa in evidenza. Sul discorso della professoressa Maria Lucia Piga, io dico che la personalmente, prima Jordan si riferiva a James, eccetera, personalmente sono stato sempre molto, ma un po' per formazione mia, io sono allievo di Gallino, come dicevo, e lui ci ha molto orientati, ma ne sono del tutto convinto, sul discorso fenomenologico, cioè da sociologi guardiamo ai fenomeni. Sovente vi assicuro che almeno dall'analisi anche della realtà, dalla conoscenza della realtà, che deve essere previa a qualsiasi ricerca, insomma, no? Perché già lo diceva Adorno, insomma, gli interrogativi più importanti ci nascono dal nostro essere uomini dentro la società, no? Dall'accorgersi delle dinamiche, lì nascono degli interrogativi, delle ipotesi che poi andremo a verificare, ad approfondire. Ma e allora cosa succede con la realtà? Cosa succede? Non ho mai capito, devo dire, personalmente
quelle ricerche di sociologia, i testi che hanno tutta una parte teorica ben esplicitata, no? So 100-200 pagine, e poi i dati della ricerca. Cioè, credo che non sia una ricerca ben fatta, ha un impianto teorico, anche se uno non mette, no, i 30-40 autori a cui si riferisce, cioè il problema bisogna vederlo dentro, bisogna vedere se è sorretto, ecco, da un impianto teorico, no? Quindi noi cogliamo una serie di cose, quindi mi fermo qui, ecco, dal punto di vista sociologico, per accennare, no, a questa importanza della fenomenologia per quanto riguarda il modo di ricerca dei sociologi. Il campione, come Salvatore Abruzzese. Allora, i nostri campioni, insomma, sono quelli che possiamo realizzare. In questo caso mi sono affidato all'Ipsos di Milano, un campione ampio, un campione che usa compone due metodi diversi, no? Cowie e il metodo della presenza. Voi sapete che la maggior parte delle ricerche sono Cowie perché costano di meno, anche se la ricerca EWS, l'ultima, è stata fatta face to face, comunque costano di meno, però in questo caso l'abbiamo mixata con tutta una serie di ricerche, di questionari faccia a faccia, proprio per riuscire a ridurre alcuni limiti che la ricerca via telematica, insomma, pur di un campione testato, produce, perché in genere sono i campioni più da sondaggi, insomma, quindi sono mediamente più giovani, no, della media della popolazione, e sono persone più familiarizzate, no, con i computer, con la tecnologia. Invece qui, appunto, l'abbiamo mixata con un bel po' di interviste face to face. Io dico, alla fine guardo il risultato, no? Nessuno di noi, ho fatto un sacco di ricerche, voi lo sapete, in Italia e nella nazionale, nessuno di noi è feticista sui dati. I dati che vengono fuori sono però dei dati, mi sembra, parecchio interessanti. Anche c'è una convergenza adesso con altre ricerche, c'è meno distanza rispetto al passato. Il 22% che pratica religione in Italia mi sembra un dato sufficientemente realistico, anche come dire, confermato da delle indagini che ogni anno vengono fatte da istituti demoscopici diversi, ma anche i valdesi, non so, hanno un dato sulla popolazione nazionale di questo tipo. Il dato del 63-64% che è favorevole all'eutanasia in una popolazione del 70% che si dichiara cattolica, insomma, è un dato rilevante. I cambiamenti molto interessanti, no? Le proporzioni del cambiamento che ci ricordava prima Giuseppe Giordano, insomma, rendono l'idea, no? di un realismo, insomma, di questo campione. Detto questo, ripeto, sono approssimazioni e lo sappiamo tutti, però anche a livello internazionale si lavora più o meno a questi livelli, non è che abbiamo, no? Diciamo che adesso questa base campionaria ampia, no, che i vari istituti demoscopici hanno, probabilmente risolvono questo problema, nel senso che qui sono davvero delle popolazioni molto diversificate, come anche lavorando sui dati dell'Istat, insomma, no, si coglie. Vengo all'altro punto del professor Francesco Paolo Pinello, cattolicesimo culturale. Ma allora, beh, sono un po' diversi dagli atei devoti. Gli atei devoti sono comunque un fenomeno piccolo, elitario, ed è un fenomeno molto più culturale, mentre il cattolicesimo culturale ha anche alcuni elementi di esperienza, no? Riconosce per esempio il valore religioso nella propria famiglia, riconosce esprime il sentimento religioso, ha questa percezione che un Dio vigila sulla propria vita e la protegge, nei momenti importanti
all'idea che Dio faccia capolino, gli offra dei messaggi, non in alcune circostanze dell'esistenza. Ecco, quindi è un cattolicesimo è certamente culturale, che si rafforza perché messo in un contesto in cui le identità religiose altrui sollecitano le proprie, no? E quindi ha meno le idee chiare, insomma, su quali siano le proprie convinzioni religiose, ma il fatto di vivere accetta questa identificazione perché vive in un contesto, no? In questo contesto, e quindi la sua appartenenza religiosa ha una dimensione tipo ambientale, però ha anche in qualche modo una religiosità che potremmo quasi dire naturale, che non ha bisogno per esprimersi della mediazione religiosa, che rimane, rimane come un dato dell'esperienza o come un dato della formazione. Quindi c'è una diversità tra questi due tipi, gruppi. Quindi io anche qui c'è l'attenzione però più al fenomeno, più che poi all'aspetto, no, dell'uso politico della religione così come veniva ricordato. Cioè, perché appunto qui siamo in una ricerca dove quindi notiamo che questi atei, questi cattolici culturali hanno simpatie o possono essere esposti anche all'influsso dei partiti sovranisti, ma comunque hanno, non è quello l'aspetto che li definisce di fondo. Ciò che li definisce di fondo è questo atteggiamento nei confronti di una particolare etichetta, no, del modo di rapportarsi alla religione, che poi ha anche questo tipo di sviluppo a livello di orientamento politico. L'ultimo discorso di Maria Carmela Godi, beh, io direi, è un discorso molto anche qui interessante e complesso, io direi probabilmente viviamo un'epoca in cui vengono meno molte certezze, no? Anche quelle nei confronti della scienza o quelle nei confronti del progresso. Pensiamo come in questo anno di pandemia prolungata siano cambiate le cose. Ecco, come l'incertezza, la precarietà, oggi sia una chiave di lettura rilevante, no, della nostra esperienza di vita, che si coglie sia a livello della religiosità e si coglie anche a livello però del rapporto con la scienza o della concezione dello sviluppo o dell'idea, non so, della situazione internazionale. Ecco, c'è quindi questa negoziazione, questo rapporto tra la negoziazione del senso, scienza e fede, mi sembra rientri un po' in questo quadro, e ringrazio per avercelo ricordato. Bene, ci sono ancora altri interventi. Vorrei pregare Francesco Paolo Pinello di disattivare la sua mano alzata, perché altrimenti mi risultano sempre più partecipanti. Allora, aveva chiesto prima, alzato prima la mano Milena Gammaitoni, e poi abbiamo Roberto Cipriani, e poi un ospite Mezzella. Allora, sì. Prego. Sì, grazie, buongiorno. Scusate, non ho la telecamera in questo momento, però spero che mi sentite. Allora, vi ringrazio in primis per questa interessantissima mattinata. E io non sono esattamente un'esperta di sociologia delle religioni, però sono stata gentilmente coinvolta dal professor Cipriani nell'interpretazione delle interviste qualitative. E la mia interpretazione riguardo la questione del genere delle donne e di una disaffezione che anche Linda Laura Sabbadini rileva, no? Già nel 2019 la stessa questa nostra statistica ci dice che sempre meno le donne seguono l'ortodossia cattolica, no? Nel caso del cattolicesimo. E questo mi sembra molto interessante e utile, e mi ha anche confortato leggere Viarelli, che ci dice che appunto nella Chiesa Madre la presenza del femminile è molto forte, ma io trovo che sia stata cancellata, che c'è un problema di rimozione storica riguardo alla presenza del femminile, ma in tutte le religioni. Tant'è vero che una grande archeologa, Maria Kimbutas, ci parla della questione dello smembramento delle dee,
Perciò a partire da questa coscienza, da questa riscoperta del femminile, sono andata a spiegare il problema che io ho rilevato nelle interviste di quanto per le donne sia faticoso costruire la propria identità, identità sociale, identità religiosa. Per questa mancanza, per questa mancata consapevolezza storica delle proprie origini in tutte le religioni. Era una constatazione, un ringraziamento. Allora, grazie a Milena, Roberto. Rapidamente, per sottolineare l'importanza del suggerimento che ci viene da Giuseppe Jordan, in quel discorso relativo al passaggio dal dovere al diritto. So che lui si sta interessando molto di diritti umani, fra l'altro anche nelle chat questo elemento è stato ripreso, quindi merita grande attenzione. Come vedete, più discutiamo, più vengono fuori anche nuovi percorsi di ricerca. Molto interessante il riferimento di Sonia Stefanizzi all'8 per mille. 46% sono contro. In realtà quelli che firmano sono intorno al 33-34%, però poi la divisione della somma disponibile premia molto, moltissimo la Chiesa cattolica. Ultima informazione, siamo seguiti anche sui social, quindi non siamo in grado di conteggiare altre presenze e stiamo andando in diretta anche su Teams TV. Grazie. Va bene, allora c'è MZ, se vuole prendere la parola. Sì, buongiorno. Scusate, sarebbe però a questo punto da sapere chi altri vuole intervenire, perché così eventualmente chiudiamo. Siamo ben oltre. Allora poi c'è benissimo. Prego. Prego. Sì, buongiorno. Ho una domanda di chiarimento, però forse è necessario che io spieghi la prospettiva dalla quale la faccio, nel senso che io non sono un sociologo della religione, mi occupo di letteratura italiana contemporanea e mi interesso di temi quali la spiritualità, insomma, non voglio dilungarmi troppo. La precisazione che vorrei chiedervi è la seguente, cioè sul termine negoziazione. Mi sembra sia stato utilizzato in almeno tre, almeno posso sbagliarmi, insomma, tre diversi sensi, cioè da un lato abbiamo un senso politico, cioè negoziazione politica, dall'altro abbiamo appunto la negoziazione di senso e poi una negoziazione che forse è addirittura ontologica, se ho capito bene il discorso che riguarda la verità. E così fosse, quali sono i meccanismi che presiedono a questa negoziazione? Guardando alla questione spirituale contemporanea, da una prospettiva che è quella del critico letterario, appunto, spesso quello che mi capita di vedere sono costruzioni che proseguono per analogia. Cioè il meccanismo di fondo, forse usando un concetto che è quello di Daniel Hervieux-Léger, cioè quello di converters, cioè di questi oggetti che si prestano ad essere affrontati da diverse prospettive, con diversi strumenti, a interpretarli in diverse maniere, mi sembra almeno, di nuovo da quella prospettiva che è, come dire, fuori forse dal centro di questa discussione, ma appunto l'analogia, un'analogia forse anche in senso medievale, se volete, almeno nel senso in cui la descrive Foucault nell'introduzione alle parole e alle cose, mi sembra presiedere alle costruzioni, a molte costruzioni ontologiche, individualizzate, spirituali, eccetera. Quindi appunto negoziazione in che senso all'interno di questo contesto pluralista? Grazie a tutti. Bene, non abbiamo più altre richieste di intervenire. I due che compaiono sono Roberto ed MZ che ha appena parlato. Io darei la parola a Franco Garelli per l'ultimo intervento e poi chiudiamo. Prego. Sì, grazie ancora. Allora, sulla questione di genere, come ci veniva, c'era stato un interessante punto di riflessione. Allora, questo è un tema molto, molto aperto, è un tema che io ho trattato un po' dentro i vari capitoli, non ne ho fatto una riflessione in particolare. So che c'è insomma una grossa riflessione anche tra i sociologi che si occupano dei temi religiosi su questo aspetto, ma l'impressione mia è che ci sia certamente
una riduzione del gap, no? di genere su molte questioni, ci sia un avvicinamento, però su alcune variabili le distanze rimangono consistenti, insomma, come anche i colleghi stranieri hanno notato nelle EWS dei loro paesi, tipo quelle in Francia, di Bresciome e di altri. Su alcune variabili rimangono rilevanti. Col passare con il diminuire dell'età, cioè con i più giovani, appunto, tendono a ridursi, ma su alcuni aspetti, secondo me qui l'aspetto interessante sarebbe una nuova ricerca, perché non è solo una questione di tipo quantitativo, no? Cioè oggi, non so, sulla pratica religiosa noi c'è il 22% la media, poniamo questa ipotesi, no? che sia plausibile, possiamo avere i maschi al 17 e le femmine al 28-30, ecco. No? Su altri invece, cioè, con i più giovani, la forbice si riduce, ma comunque non si allinea mai. Ma il vero problema è un altro, mi chiedo se c'è una diversa sensibilità sulle questioni religiose a livello di genere. No? Ecco, questo è l'aspetto più rilevante, e su questo non mi sembra che ci siano delle ricerche interessanti o comunque a disposizione, perché ci può essere un non dico che sia una questione di natura, no? Ma di costruzione, no? Della femminilità o della mascolinità, che in qualche modo evidenzia degli approcci diversi anche alla questione delle domande ultime o penultime della vita o delle questioni fondamentali. Comunque la cosa importante, a mio avviso, cioè mentre si coglie nei piccoli gruppi o nelle ricerche su piccole realtà, e soprattutto, non so, su delle realtà molto riflessive, partecipate, cioè, si coglie che c'è una riflessione femminile molto aperta, molto critica anche verso la Chiesa, molto aperta alla partecipazione, molto innovativa. Ecco, non è detto che questo sia trasportabile immediatamente sull'insieme della popolazione italiana, ecco, dove esistono invece delle situazioni più composite. Magari in gruppi nella religione di minoranza, ecco, ci possono essere istanze di questo tipo. Ecco, Roberto ha fatto questo riferimento, no, a quella prospettiva che ricordava Jourdain, la religione si trasferisce dall'ambito del dovere all'ambito del diritto. Credo che questo, appunto, anch'io volevo sottolineare un aspetto interessante. Sempre dal punto di vista fenomenologico, questo lo si coglie. Voi pensate, nell'ambiente cattolico, quanto sia in atto, no? Da parte dei vari gruppi che compongono questa realtà, il fatto di autogiustificare le proprie posizioni, cioè di non aver bisogno di un punto di riferimento oggettivo, che può essere quello del magistero, no? o sovra individuale, no? o metastorico, a cui riconoscersi per in qualche modo collocarsi. Questo è un dato interessante, no? E quindi mi sembra di rilievo. Sull'8 per mille, qui è chiaramente l'8 per mille è dovuto al fatto che chi lo esercita sono soltanto per lo più quelli che fanno le dichiarazioni dei redditi, no? E quindi chiaramente non si va oltre un terzo della popolazione, perché quelli che hanno delle non le esercitano in qualche modo, anche se potrebbero mettere la firma, ma di fatto non lo fanno, e quindi è un meccanismo che è un po' particolare. Ecco, sulla negoziazione il problema che il MZ insomma poneva è rilevante. Io lo vedo dal mio punto di vista, questo richiederebbe ovviamente una riflessione più approfondita, lo vedo però di nuovo dal punto di guardando i fenomeni sociali. Ecco, quindi non
in chiave neontologica, eccetera. Ma guardando i fenomeni sociali, la negoziazione è uno degli elementi importanti che sono emerse nel modo di appartenere a una realtà religiosa. Così come oggi è importante il discorso, per esempio, dell'opinione pubblica che si crea dentro la Chiesa, ma anche dentro l'Islam, ma anche dentro no, e le realtà spirituali, orientali, eccetera. Cioè c'è una presenza dei fedeli, no, che è molto più attiva, no, che nel passato, no, e con delle posizioni non necessariamente allineate anche da parte di chi si identifica nel nucleo importante dottrinario. E quindi ci sono degli elementi nuovi, no, che fanno intravedere come sia in crescita indubbiamente il lato soggettivo dell'esperienza umana, insomma, anche nelle vicende religiose. Bene, penso che a questo punto possiamo chiudere, sono quasi le 12:30. Io vorrei ringraziare Franco Garelli per la disponibilità, Giuseppe Jordan, Sonia Stefanizzi e Roberta Ricucci per i loro interventi. Personalmente ringrazio tutti per aver questa mattina appreso tante cose. Penso sempre questo, che quando partecipo ad un convegno, ascolto una conferenza, leggo un libro, mi domando sempre che cosa ho imparato dopo questa lettura, dopo questa conferenza. Questa mattina penso di rispondere molto positivamente a questa cosa, perché avevo tante domande, io non sono un sociologo della religione, e avevo tante domande e ho avuto qualche risposta. La cosa più bella per Garelli e per quelli che si occupano di queste questioni è che la cosa che ha detto all'ultimo, ci vorrebbe un'altra ricerca. La cosa più bella per una ricerca è quando mette capo, come diceva il nostro Popper, il suo adagio, che la ricerca più bella è quella che mette capo ad un'altra ricerca, perché ha aperto almeno degli orizzonti nuovi, e mi pare che le cose che diceva la Rigucci delineano dei percorsi che possono essere approfonditi. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie a Roberto che ha pensato e organizzato tutto il ciclo. Penso che possiamo chiudere a questo punto facendoci gli auguri di trascorrere una buona giornata, una buona domenica, e poi, come si dice, che Dio ce la mandi buona a proposito dei vaccini e delle nostre vite. Va bene? Ciao. Grazie. Ciao. 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 Grazie Franco. Grazie. Arrivederci. Antonio, grazie. Sonia. Grazie a tutti ancora. Grazie. E tutti gli altri. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Grazie per esserci stata. Alla Godi, grazie. Certo, certo, alla Godi. Grazie a tutti. Ciao Giacomo. Ciao. Ciao.